Faciste contro i proci. Nono capitolo. Il caso è risolto, ma ora bisogna liberare Penelope dai proci e Bertini chiese l'aiuto di Faciste. Ora me l'ho tolto questo. Faciste si recò di persona alla reggia di Penelope. Suonò il campanello, gli aprì un maggiordomo in livrea. Desidera? Sono Faciste. Un amico della regina, vorrei incontrarla. Perché? Per parlare di argomenti privati. Mi può dire almeno di cosa si tratta per informare la signora? Se ha bisogno del mio aiuto, sono a disposizione. Penso proprio di sì. Non se ne può più di questi proci. Si approfittano di lei. Invadono la sua casa sperando... Sperperano i suoi averi, trombano le sue ancelle. Beh, per fin di conto le trombano, fa mica l'amore, le trombano. Ci penserò io, mi faccio accomodare. No, aspetta, soltanto una riga. C'è bisogno di qualcuno che li sgomini. Ci penserò io, mi faccio accomodare. Il maggiordomo di Livrea scrutò a destra e a sinistra per controllare se la polizia lo stesse cercando in quanto era agli arresti domiciliari con l'obbligo di non abbandonare il luogo di lavoro causa l'avviso di garanzia emesso a suo carico per l'assassino dei due proci. Beh, come in Italia. Sì. Devi stare a casa, ma sei da tutt'altra parte. Ancora piede libero, esatto. Normale. Rassicurato che nessuno lo stesse pedinando, uscì per strada velocissimo, tanto per trasgredire all'ordinamento restrittivo e tornò immediatamente all'interno del castello. Di stare fermo, lui in giro poi... Si è sgranchito le gambe e pare contro. Nel frattempo Faciste aveva raggiunto il salone dove i proci si sollazzavano in attesa della scelta di Penelope e per un attimo calò un silenzio imbarazzante tra gli ospiti. Sì. Si erano infatti spaventati nel vedere un giovane dal fisico così possente. Leode e Demoptoleno. Leode e Demoptoleno lo invitarono a giocare a biliardino, ma il nostro eroe frullò. Si senti ma frullare a biliardino? Sì. Quando fai... Ah, no, perché io frullare intendo anche trombare. Capito? No, frullava... Ah, frullava, sì, ok. Frullò con così velocemente la stecca da sfasciare completamente l'asse che delimitava il lato corto del biliardino... Ha frullato così forte che ha dato avversario. Certo. Okay. Ha tirato la pallina nella porta avversaria e ha fatto crollare il lato che teneva. Ah, sfondato tutto. Ok, fatto gol. Allora Euriade lo invitò a giocare a ping pong, ma Faciste colpì con troppa forza la pallina da fare addirittura un buco nella metà campo del tavolo avversario. Forte Faciste. Beh, forte ma un po' dannoso. Meglio non invitarlo a casa. Ma era forte solo a fare questa cosa oppure quando troppava sfondava tutto? Era forte dappertutto, Faciste era Faciste. Ok. Constatata la forza del nostro campione, i proci si serrarono a forma di scudo e Eurimaco, che era uno dei loro capi, intimò a Faciste. Non sei un procio, non ci fai paura, dici perché sei venuto qui. Sì. Dici perché sei venuto qua, ripeté Elato. Certo, dici perché... Oh, ma sono un po' ripetitivi. Sì, non parlo. Perché sei venuto qua, concluse Euridimante. L'eroe rispose. Qua. Madonna, che demenza questa! Dimmi perché sei venuto qua. Qua. Sembrati nipoti di Paperino. Beh, storia anche questa, storia di fumetti. Paperi siete, ridicoli paperi senza spina dorsale. Dovete lasciare in pace Penelope. Io
O io risolverò, no, salverò. Risolverò la situazione punendovi severamente. I proci in contumacia, no, i proci si consultarono. Questo libro bevuto, No, tu hai bevuto quando l'hai scritto, è diverso il discorso. Dice, i proci si consultarono, questo libro era ormai giunto al momento di massima tensione. Questo libro. Sì, sì. Stiamo andando a capitolo. Dio, ma... Siamo mai... Voglio piangere! Terrificante. Vabbè, tesero la trappola maciste. Lo invitarono a seguirli per offrirgli in dono l'ancello infedele in... superstite. Attratto da tanta bellezza, il macista cade nella trappola. Cioè, il macista là, tira più un ciuffetto di peli con cavo. Ricordi che erano due ancelli infedeli. Una era una volta quella che l'ha bevuta, che era che adesso lo scopa macista e fa bene. Non dire queste parole che siamo... C'è la tromba. È un manto storico. La tromba delle scale... Sì. Lui suona il piano e lei la tromba. Esatto. No, è veramente... E lei suona il piano e lui la tromba. Comunque, ok. Allora... Attratto da tanta bellezza, Maciste cade nella trappola, venendo rinchiuso in una prigione, dentro una cella dove non trovò l'ancello infedele, ma il procio Anfinomo. Costui si avvinghiò. Costui si avvicinò. Costui si avvicinò all'eroe con fare ambiguo. Cosa vuoi? Accarezzare il tuo fisico... Ah già, questo qua è quello finocchio. Non dire questo, diversamente... È diversamente procio. Accarezzare il tuo fisico possente... Ah no, aspetta. Accarezzare il tuo fisico possente, dobbiamo dire così. Ok. Ma non sarai mica un procio frocio. Vedi, lo dice lui però. Non si può dire, queste parole sono... devi usare un linguaggio... Anfinomo... parve offeso. Ma come ti permetti di parlare in modo così volgare? Sono fiero di essere quel che sono e certi termini scurrili squalificano chi li pronuncia. Non hai mai sentito parlare di orgoglio gay? Dovresti pronunciare, promuovere la bandiera. L'autoaffermazione. Provetti bene fare outing. Certo. L'autoaffermazione. La dignità e l'uguaglianza dei diritti dei gay, delle lesbiche, dei bisessuali e dei transessuali. Certo. Il mondo è bello perché è vario, perché è diverso. Giusto. Che questo lo dice lui, ma per me non è così. No, invece sono principi dell'umanità. Vabbè. Se fosse uniforme, dove tutti... Se fossero tutti così, saremmo finiti figli. Vabbè, comunque. Se fosse uniforme, dove tutto è uguale e tutti sono uguali, che razza di mondo sarebbe? Maciste, sembra confuso. Stette un po' a pensarci, ma poi rispose. Hai ragione. Fai bene a ribadire con fierezza il tuo orgoglio gay. Però a me era stata promessa la più bella fra le ancelle. Ed è evidente che sono caduto in una trappola. O certo, però Maciste è forte, ma cervellino così. Grazie, mi dispiace doverti salutare, ma la mia vendetta sarà terribile. Vendetta terribile, vendetta. Stiamo entrando nel vivo. Meno male, almeno l'ultimo capitolo. Maciste piegò le sbarre della cella, quel tanto che basta per uscire fuori, ma incontrò sul suo cammino Eurimaco, uno dei capi dei proci. Fermati, Maciste, o dovrai passare sul mio cadavere. Cioè, gliel'ha messo su un piatto d'argento. Cioè, per esempio, il cadavere, zac, finito, è fuori uno. Maciste lo uccise e passò sul suo cadavere, zac. Cioè, è il minimo. Cioè, un cretino che dice così è un pazzo suicida. Certo. Esatto. Ma incontrò Agelao, altro procio. Fermati dove sei, Maciste, o dovrai passare sul mio cadavere. Oh, sono ripetitivi, Sono proci. Maciste lo uccise e passò anche su questo cadavere. Anzi, fece avanti e indietro per ben tre volte per maciullarlo bene.
Avanti retrobarci, avanti retrobarci, come si fa con gli diritti di mafia, perfetto. Ripresi il cammino, ma incontrò Eurinomo, che avendo assistito alle scene precedenti lo lasciò passare. Pippa il culo, si suol dire. Che mica scemo, e non rimango mica per niente. Tornò così nel salone dove ritrovò i proci e i superstiti. Demoptolemo, Leocrito, Leode. 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 Ma che ode? Leode. Leode cosa? Leode. Leode, le onde sismiche? Non lo so, Leode, Leode. Leode, Pisandro, Polibo, Elato, Euriade, Euridamente, Euridamonte. Solo Anfinomo era rimasto a piangere della cella precedente perché era respinto. Ma ci sta, beh, quello lì, ragazzi, è nano. Si fa così, no? È un romanzo storico, romanzo con storico, ma ci sono anche questi. Ok, perfetto. Allora, se non ve ne andate, vi ucciderò tutti. Se non ve ne andate, vi ucciderò tutti! Urlò l'eroe, ma i proci lo invitarono all'assalto. Maciste partì di slancio per sterminarli, ma non si accorse che sotto ad un foglio di giornale color rosa c'era un baratro e cadde, insomma sfigato come la merdina secca, dai. C'era un baratro e cadde in un fondo ad un tunnel. Cioè, anche, ormai anche nella natura, volpi, lupi e animali grossi non ci cascano più. E lui trova la gazzetta di Modena sbattuta per terra, la gazzetta dello sport sbattuta per terra, ci mette un piede sopra e va di sotto. Ma bisogna, cioè, vabbè, lasciamo perdere. I proci esultarono per la buona riuscita della trappola, ma Polibo scoppiò in un pianto di rotto di rabbia e costernazione. Perché piange questo? Ma perché piange questo? Costernato per cosa? Che è volato di sotto? Vabbè, vediamo. Perché piangi invece di esultare? Quel gigante dal cuore buono è caduto nella trappola nascosta sotto il giornale. Polibo non smetteva di frignare. Sì, ma il giornale era di oggi! Madonna! Non ho ancora letto. Madonna, demente questo! E allora chiese Leode, sì. C'erano tutti i risultati del fantacalcio. Del fantacalcio! Cioè, non so se mi spiego. E l'altro imprecò. Porca miseria, ma allora l'ha fatta apposta! Lo avevo pagato io! Seguirono alcune scaramucce tra i proci, mentre Maciste, non visto, grazie alla sua forza, riuscì a risalire dal baratro per dare luogo alla battaglia finale che lo avrebbe condotto inevitabilmente alla vittoria. Madonna, ma sudo di più a seguire sta roba qua, quando sono al sole, al mare a 200 gradi. D'altronde, il romanzo storico, secondo me, io posso essere paragonato ai migliori storici modenesi, perché secondo me io avrei diritto a parlare con loro. Ho scritto un romanzo storico, ho citato delle cose storiche. Ma bisogna pubblicarlo. E siamo alla battaglia finale. E siamo alla battaglia finale, madonna. Ok, voi. Piangeva perché il giornale era di oggi. Non l'avevo ancora letto. Questo è terrificante, vabbè.